Pica, quasi gol, mettiamola così. Barontini, finta di Pica che viene trattenuto, no, ci poteva stare la punizione. Con le mani di Battista per Manconi, addosso a Bartolo Mancone, Bartolo alla caccia del pallone, ora Manconi lo deve gestire, bene, lo fa di testa, poi si arrabbia col guardialine, chissà perché. Rinvio lunghissimo del portiere, salta Pazzaglia che di testa le prende tutte. Gatti, testa, si ferma, riparte, non lo molla Barontini e fa bene. Di Girolamo che crossa, lunga si direbbe, Missaglia, onde evitare problemi, l'allunga di più. In fallo laterale, meno uno al 120esimo, ma ci sarà un altro minuto come minimo di recupero. In avanti quelli del Boville, da qui a poco arriverà anche il portiere, vedrete. Adesso c'è una punizione per un fallo su Ripa. Attenzione massima adesso, perché chiaramente metteranno palla dentro alla ricerca del jolly. Anche il portiere lì sulla metà campo che sta chiedendo il permesso per avventurarsi. Permesso non concesso per il momento, sembra. Crampi per Ripa, stavolta debbono essere reali, immagino, perché stiamo scivolando verso il 120esimo, mancano 30 secondi. Allora batte testa col suo mancino, Ripa non è in grado. Barriera minima, certo non tirerà in porta da lì, ma palla dentro, ce la mette. Un minuto ancora, quindi si arriverà al 16esimo o 121esimo, che dir si voglia. Ecco testa sulla mano di Barontini, punizione, non va bene così, in effetti, anche perché la posizione era più dietro. Ora però succede che c'è la punizione da posizione più vicina e forse, forse da lì si può anche tirare. Bisogna vedere cosa ne pensa a testa, dato che Ripa non è in grado di battere. Giacco spinge, guarda, litigio fra Giacco e testa, Giacco ha detto ci penso io, vattene. Giacco vuol tirare, Giacco vuol tirare. Attenzione perché c'è una barriera folta, Giacco ha tutta l'intenzione di tirare, da lì un destro, a dire il vero, il gol, incredibile il gol di Giacco, aveva ragione lui, aveva ragione lui. 16esimo minuto, roba da pazzi, il Group Castello non va in finale, ci va il Boville Ernica. Sconcerto assoluto sulle tribune del Bernicchi. Ha pescato il jolly Giacco, aveva ragione lui, ha litigato con testa, l'ho mandato via, tiro io, ma non si può prendere un gol così. La palla è passata in mezzo alla barriera, la palla è passata in mezzo alla barriera di esterno destro, Tosti nulla ha potuto. Incredibile amici, incredibile. Uno stadio in silenzio per quello che riguarda 1000 spettatori, 200 dalla parte di là, assolutamente in festa, quando nulla lasciava presagire una soluzione del genere, assolutamente nulla, immeritatamente, ma conta poco. Passa il Boville che ha pescato il jolly al 121esimo, la partita è finita, detto per inciso, ve ne sarete accorti. Feste in mani, feste in mani in campo e specialmente sulla parte di là, sulla parte di là della tribuna. Barbabella ha discusso anche lui con testa e ora in campo anche la forza pubblica, vabbè, solo per onor di firma, perché è tutto tranquillo, è tutto tranquillo, solo in festa. Gran festa, chiaramente, quelli del Boville Ernica. Disperazione assoluta fra le fila dei biancorossi. È finita, amici. Poniamo termine a questo tormento, ormai lo possiamo così definire, dal nostro punto di vista di Umbri. È finita 1-1. Boville Ernica che passa in finale, sarà derby con l'Aprilia, ma a noi ormai non interessa nulla.
quel che conta è che in maniera assolutamente inopinata il Group Castello sulla linea del traguardo si è visto superato dal Boville Ernica. Ribadiamo quello che è avvenuto nei supplementari, perché praticamente tutti gli episodi decisivi sono avvenuti nei supplementari. Sesto della ripresa, Pica ha portato in vantaggio i biancorossi e sembrava poter essere il gol decisivo, anche perché il Boville Ernica non sembrava in grado di trovare il gol. Energia al lumicino, solo grande volontà, nulla di più, ma nessun pericolo concreto, solo una mischia al dodicesimo, sei minuti dopo il gol di Pica, con Giacco che però non riusciva ad assestare il colpo decisivo, e al 121esimo, primo e unico minuto di recupero dopo il quindicesimo, minuto che ci stava, inutile recriminare, punizione dalla tre quarti destra, battuta con fallo di mano di Barontini, involontario, però c'era, e quindi punizione che si replica 7-8 metri più avanti da posizione pericolosa, lo avevamo sottolineato, solo che Testa era pronto per tirare, litigio con Giacco che lo ha spintonato via dicendo tiro io, sembrava impossibile da lì che un destro potesse centrare la porta, Giacco ci ha creduto fino all'ultimo istante, è partito, botta di esterno destro che ha passato la barriera, e questa è stata la disdetta enorme per il Group, ha bucato la barriera e quindi è terminata in fondo al sacco sulla sinistra di Tosti, che nulla poteva.